24 alloggi situati 12 a Poggio Pulano e 12 a Farine sono stati occupati questa notte e le case erano state costruite col finanziamento ministeriale facendo parte di un progetto denominato 20.000 abitazioni in locazione agevolata. La bozza per il bando d'assegnazione sembra sia stata già preparata tra marzo e aprile del 2011, è stata già sottoposta alla visione della precedente amministrazione, però si è arrivato a settembre, quasi a metà, a fine settembre del 2011 e dell'assegnazione di queste case non se ne parla. Quindi va da sé che essendoci un notevole bisogno di abitazioni, queste case sono state occupate, ma sono state occupate dalle persone che ne avevano effettivamente diritto? Sembrerebbe di no, stando a quello, alle notizie che abbiamo raccolto al comune da parte di chi si presume abbia diritto a questi alloggi e naturalmente, visto che sono state occupate, adesso si preoccupa di sapere come andrà a finire questa questione. Questa non è una sommossa, abbiamo chiesto un'udienza col sindaco che ci è stata negata. Discutere i nostri problemi e far sì che i nostri diritti siano uguali a tutti. Quello che è successo? Allora, stanotte in località Farina sono stati presidiati 12 alloggi destinati agli sfrattati. Allora il sindaco, le autorità del CETER ci hanno detto di stare calmi, che sarebbero state rimosse. Noi non ce l'abbiamo con il cittadino che ha occupato la casa, perché è un disperato come gli altri. Noi ce l'abbiamo con la giunta, con tutta la situazione comune, perché non sono positivi. In 8 mesi non sono riusciti a fare un bando ed assegnare le dovute case. Quindi non posso scacciare casi uno, dopo la colpa non è loro. Ma ci hanno promesso che saranno rimossi. Se ciò non avviene, oggi occuperemo il comune. Porteremo i nostri nipoti e i nostri figli e gli dovranno dare una stanza d'albergo, almeno. Per rappresentare le donne dell'associazione, perché in base alla legge